Un'agricoltura declinata soprattutto al femminile e ai giovani, con bandi e possibilità di creare impresa e lavoro, rilanciando questo importante settore del nostro territorio. Rete Rurale Nazionale arriva in Abruzzo con Armonie di Territori Roadshow, che sta girando l'Italia per dare risalto alle eccellenze agricole del nostro paese, per lo sviluppo di un'agricoltura moderna e sostenibile nello stesso tempo. Al convegno hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni di categoria, ma anche i dirigenti scolastici. In videoconferenza il sottosegretario Luigi Deramo, sul palco il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente. La rete rurale che viene qui in Abruzzo ha testimonianza di quella che è l'applicazione dei finanziamenti, delle disponibilità che c'erano dall'Europa e nello specifico per la parte legata poi a noi alla PSR. In una fase dove dal 1 gennaio partirà la nuova programmazione che vedrà protagoniste ovviamente le donne, anche perché parte della manifestazione di oggi sarà incentrata sul ruolo delle donne in agricoltura e la crescita che negli anni c'è stata, ma al tempo stesso dicevamo la nuova programmazione che sarà incentrata sulla sostenibilità a 360 gradi, con una parte legata agli investimenti, allo sviluppo delle aziende nel campo agroclimatico e ambientale, con una visione di una regione che nella digitalizzazione, l'innovazione e nella ricerca cerca sempre di più di affermarsi. L'agricoltura, settore primario, in questo momento sta subendo delle difficoltà, prosegue il vicepresidente della giunta, a causa dell'aumento dei costi dell'energia, delle materie prime e del carburante. Per questo bisogna reinventarsi. Quante risorse ci saranno? Ma nella nuova programmazione, i prossimi 5 anni ci saranno a disposizione all'incirca 354 milioni di euro. A questo si aggiungono svariati milioni di euro del PNRR, tra cui ne avremo a breve un nuovo bando sulle attrezzature per circa 15 milioni, c'è una misura specifica di oltre 5 milioni sui frantoi e altre si andranno ad aggiungere passo passo. Elena Sico, direttrice Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, parla del ruolo delle donne in questo settore. E vi sono interventi dedicati al primo insediamento e questo serve evidentemente a consentire alle donne di potersi sperimentare in un'esperienza nuova di avvio delle aziende agricole, come interventi per investimenti produttivi nelle aziende agricole, e lo strumento che può aiutare le aziende ad avviare un percorso proficuo è anche la possibilità di ricorrere agli strumenti finanziari.